laurea mediazione linguistica, non a caso mediazione linguistica. E si specializza in informatica per le discipline umanistiche. Affianca agli studi tradizionali pratiche di crescita personale in chiave esoterica, energetica e mistica. Da sempre affascinata del mondo orientale, dalla musica in particolare, dalle danze, ne intraprende lo studio professionale circa 20 anni fa, insomma, quindi hai un bel background alle spalle. Nel 2009 ha luogo il suo primo viaggio in Egitto, terra madre di queste danze, dove approfondisce gli stili, la cultura e le tecniche inerenti alla storia e dalla pratica di quella che in Occidente viene identificata genericamente come danza del ventre. Partecipa al Festival Internazionale della Danza Orientale, arricchisce il suo bagaglio formativo sotto la guida esperta e straordinaria delle personalità più illustri del mondo della danza araba. Questa è una tua citazione, l'ultima, vero Diana? È molto bella, la vorrei leggere. Vi rubo un altro mezzo minuto. Della danza amo la disciplina, che ti porta a sfidare i tuoi limiti in modo morbido, naturale e gioioso. Amo la bellezza che porta nel mondo e l'entusiasmo che fa brillare negli occhi di chi la guarda e di chi la offre. Più di tutti, amo il fatto che sia un linguaggio antichissimo, nato come un codice segreto di saggezza e solidarietà tra donne, validissimo ancora oggi. Amo il potere di guarigione e liberazione che scatena nel femminile e l'alleanza profonda che riesce a creare. Diana. Pensavo che ti autogestissi, visto che c'hai 20 anni di. No, questo libro, un lungo lavoro. Sente? Un lungo lavoro, sì, nato davvero forse più di 10 anni fa. Ho iniziato anch'io nella mia città, Cosenza, per poi fare tantissimi stage in giro, tantissimi master e specializzazioni sia in Egitto, in Oriente che in tutta Italia. Ed è iniziato un po' come quando le danzatrici prendono gli appunti delle coreografie che non sanno neanche i nomi dei passi a volte, perché i nostri passi non sono ancora codificati in maniera universale e unica. E dunque ho iniziato proprio a dare questi nomi ai passi, a fare un po' un manuale e a cercare di rendere più facile l'interpretazione di alcuni anche sinonimi, perché c'è un passo, per esempio, che ha 5-6 nomi, no? E quindi Che passo sarebbe? Così ci. per esempio l'infinito verticale, quello che avete visto fare con i Sì. fianchi, così può essere verticale, orizzontale, si può chiamare infinito, alcuni lo chiamano fiocco perché Non è ricorda un anche il po' un famoso otto fiocco, che alcuni chiamano otto, l'otto, l'otto in giù, l'otto in su. brava, il nodo, cioè ognuno poi ci mette un po' del suo, perché quando non c'è una cosa definita succede così. E quindi è nato come un manuale anche per le altre che volevano approcciarsi a questa bellissima danza dei passi, che in effetti è rimasta poi la parte tecnica. Nell'ultima sezione del libro ci sono anche i passi illustrati, adesso c'è il vento che non collabora, ma si possono anche trovare. Ma appunto in tutti questi anni ho avuto modo anche di studiare il lato più mistico. Il libro si chiama La mistica della danza orientale perché parla proprio della parte più interiore, del rapporto che ogni danzatrice ha individualmente con la musica, la coreografia, anche questi costumi bellissimi, no? Cosa tirano fuori nel momento in cui si sale sul palco, un po' per forza non si è più nella routine, ma si entra in un nuovo mondo bellissimo fatto di sogni, di magie, di racconti, di storie anche ancestrali. E dunque si ritrovano quegli archetipi famosi che sono nel cuore di ogni donna, che si rispecchiano anche nella natura, come ad esempio le fasi lunari, le emozioni, tutte queste meravigliose sfaccettature dell'universo donna che in una danza come quella orientale si riescono a riassumere in maniera stupenda, secondo me. E ho voluto dare con il mio libro un po' un'interpretazione sia storica che mitologica. Ogni passo viene analizzato anche nella sua simbologia, e dunque do delle chiavi di lettura e degli spunti, mi auguro, a tutte le lettrici, le danzatrici, sia che si approcciano per la prima volta, e sia le professioniste che magari sono un po' più dedicate alla tecnica, però non hanno tutta la prospettiva a 360 gradi della danza orientale. Quindi spero di
aver fatto qualcosa di bello. Hai fatto un lavoro utilissimo, perché sono degli aspetti, degli approfondimenti che poi ci fanno comprendere, forse anche apprezzare di più la danza, anche se già il fatto estetico, il primo impatto, la musica, il movimento ti prende e ti assorbe. Sapere un po' la storia, il contesto, è un po' quando vedi un quadro, no? Il quadro è bello, però poi se lo sai, il quadro alla fine è un racconto. Di saper leggere. Io credo che la stessa cosa si possa dire della danza medio orientale, di fatto è questo. E quindi hai fatto una parte tecnica, sì, poi hai studiato l'otto, il fiocchetto, esatto. Tutti i passi un po' e anche gli stili, esatto. Bravo, ti vedo preparato. Bravissimo. Fantastica. Sì, e poi c'è la parte appunto delle origini, no? Mani, importantissimo. Un capitolo l'aria e il mani. Fuoco. Bravissima, aria bisogna sempre collegare. Questa è una cosa utilissima per chi danza, perfetto, bellissimo. Le mani non sembra, ma le mani sono fondamentali nella danza medio orientale. Vengono dei mudra indiani, sì. Non so se avete visto anche qualche altro spettacolo di danza indiana dove con le mani fanno una specie di alfabeto, un codice, esatto, anche segreto, antichissimo, che serve anche ad attivare dei nadi, dei punti interiori del corpo, si usa anche. E poi richiami proprio e anticipi il passo, cioè hai anche questa sensazione di al pubblico. Sì. È come fare, no? Un ricamo con il corpo, infatti secondo me la cosa bella di questa danza è proprio biunivoca, che muove delle cose dentro ma muove anche molte cose in chi la osserva e l'ammira. Perfetto. Senti, libro utilissimo, io penso che tutti ti debbano ringraziare, sia le alunne, cioè, sia chi inizia, chi vuole continuare e chi lo fa anche per professione e mestiere. Grazie, anche perché io l'ho scritto proprio perché ce n'erano pochi 20 anni fa, ora per fortuna qualcosina in più si è mosso. Sì, come diciamo prima con Sandy, lo cercavo. Per fortuna molto si sta muovendo. Infatti anche nella cosa che dicevate prima, nella discussione sugli stereotipi, no? Su questa cosa un po' dell'intrattenimento, dello spettacolo con il luccichino e basta, è bellissimo anche questo, però c'è davvero, vale la pena scoprire tutto quello che c'è dietro, è una danza che si perde nella notte dei tempi come origini e anche trasversale geograficamente, ha origini un po' in tutto il mondo, esatto. C'è una vastità che non si può ridurre a un mero spettacolino da stereotipo, giusto? Perfetto, ti ringraziamo tanto.